Oggi vi parlo di un libro che mi è stato regalato un paio di anni fa. Questo libro si chiama Vedere è tutto, interviste e conversazioni di Cartier-Bresson. In realtà sono delle interviste, delle trascrizioni anche di interviste fatte a Bresson. Questo libro, che è edito da Contrasto, in realtà lo consiglio perché è un libro che non contiene fotografie, sono solamente trascrizioni delle interviste, domande e risposte fatte a Bresson. Nello specifico vi andrò a leggere un piccolo estratto di 10 secondi di un'intervista che mi ha particolarmente colpito. È importante salvaguardare la propria intimità. Se un amico ti accompagna, di sicuro parlerai con lui e ti perderai qualcosa. Il fatto di cercare crea una tensione ed è importante essere soli con questa tensione, perché bisogna cercare. Forse è la frase che più di tutto mi ha colpito di questo libro, quindi per lui la fotografia è cercare. In più sottolinea l'importanza che questo cercare è qualcosa che necessariamente va fatto da soli. Cercare e quindi scoprire è qualcosa in cui il singolo individuo si deve mettere in discussione, si deve mettere in gioco. Se non siamo soli, questa cosa diventa molto più difficile, se non impossibile. Quando io parlo che viaggio e fotografia sono sovrapposti, parlo anche in quest'ordine di idee qui. Per me anche il viaggio è diventato qualcosa di solitario. Bresson la esprime in 10 parole con una potenza incredibile.